entrata in vigore ormai da 24 ore questo nuovo step, diciamo così, insomma, per gli ultra cinquantenni, il Green Pass obbligatorio al lavoro. È uno zoccolo duro importante però di chi effettivamente è convinto a questo no alla vaccinazione. Come pensate di procedere? Sono coloro che fino ad oggi non sono venuti a vaccinarsi, quella fascia di età in cui abbiamo la percentuale minore di vaccinati, anche rispetto a ragazzi più giovani. Come procedere? Indubbiamente noi lasciamo tutte le nostre sedi vaccinali, le farmacie, i medici di famiglia a disposizione per queste persone. Queste persone talvolta vengono anche in modo molto polemico alle sedi vaccinali, mettono in crisi gli operatori, ma non per questo la vaccinazione non viene garantita. Tengo a precisarlo e ne approfitto per ringraziare gli operatori che qualche volta subiscono anche degli attacchi veramente ingenerosi. Sappiamo già che l'INPS ci invierà i dati di queste persone, ci chiederà di fare dei controlli ulteriori e di valutare le motivazioni per cui queste persone non si sono vaccinate e non vogliono vaccinarsi. Abbiamo una commissione allo scopo in azienda, scelta che del resto è stata fatta anche nelle altre ASL della Toscana. Valuteremo con oggettività i dati presentati e poi informeremo l'INPS come la legge nazionale prevede. Quindi accoglienza nei loro confronti, spiegazioni a loro se vogliono comprendere meglio la loro scelta e accompagnarli sulla scelta più giusta, libera per la loro vita. Ecco, lo ha ricordato lei, insomma siamo in un momento storico delicato, speriamo per uscire da questo tunnel, ma al tempo stesso appunto c'è una resistenza importante di comunque 500.000 di italiani. Anche dal punto di vista degli attacchi ai sanitari, senza entrare insomma nei fatti specifici che sono accaduti anche nel nostro territorio, a breve ci sarà anche uno sciopero dei medici di famiglia. Insomma, stiamo uscendo o non stiamo uscendo secondo lei dalla tempesta? Diciamo che finché il lavoro era molto molto impegnativo era anche più facile ingoiare i rospi e andare avanti e superare anche le difficoltà e queste incongruenze negli atteggiamenti delle persone. Ora qualche volta prevale la stanchezza, prevale anche il senso di ingiustizia, prevalgono queste reazioni che io motivo veramente con il grande impegno di questi anni, e 2 anni sono tanti, a noi sembrano pochi, ma l'anno scorso in questo periodo noi cominciavamo a capire dove eravamo e sono volati. Noi siamo vicini ai nostri professionisti, li spingiamo ugualmente a lavorare perché sempre lavorare dobbiamo in un sistema che li sostiene. Questo ci tengo a dirlo, lo so che possono sentirsi soli, ma vi assicuro non è così. Vi è una vicinanza da parte dei loro coordinatori delle AFT, che sono le organizzazioni della medicina generale, c'è un dipartimento della medicina generale, c'è un'attenzione forte della direzione. È chiaro che la sfida è importante, sappiamo anche che i numeri dei medici di famiglia sono diminuiti, abbiamo bandito tutte le zone carenti che dovevamo, ma sappiamo già che probabilmente non tutte saranno ricoperte, sappiamo il valore di questo ruolo nel sistema sanitario pubblico e siamo al fianco loro, degli operatori ospedalieri, dei vaccinatori, di quelli che con il loro lavoro in prevenzione ci hanno permesso di reggere lo tsunami del Covid.